uomini e donne in tutta la Sicilia per questa crociata. Siamo i primi ad aver presentato le nostre liste e abbiamo anche battuto tutti sul tempo per quanto riguarda Camera e Senato. In questo minuto ci hanno anche convalidato il simbolo e quindi ufficialmente noi oggi col progetto De Luca Sindaco d'Italia siamo presenti in questa competizione elettorale, che è l'evoluzione del progetto De Luca Sindaco di Sicilia, per il quale stavamo lavorando e formando le nostre liste. Abbiamo definito anche il nostro programma, i nostri 10 comandamenti programmatici, li stiamo spiegando in incontri, in comizi, stiamo presentando ora le nostre liste. Oggi siamo qui per quanto riguarda la lista De Luca Sindaco di Sicilia. Prossima settimana, ora vi forniremo la data, anzi se ve la fate avere, saremo qui per presentare i candidati e le candidate della lista Sicilia Vera. Settimana successiva, altro incontro per presentare i candidati e le candidate della lista Orgoglio Sicuro con Catena. Queste sono le tre liste, i tre pilastri su cui si basa la strategia del Luca Sindaco di Sicilia. Inoltre abbiamo delle liste di testimonianza che ora vedremo di definire, saranno due o tre e non sei rispetto a quelle previste, perché ovviamente ci aspettavamo un'elezione al 13 di novembre e quello che è stato anche il colpo di mano di mettere in difficoltà Catena De Luca con l'Election Day si è dimostrato un boomerang, perché noi siamo riusciti a reagire anche a questo tranello e, come capita sempre, l'abbiamo ribaltato sulle spalle dei nostri avversari. Ha parlato di una serie di punti del programma, al primo posto quale c'è? Liberare il territorio, i siciliani e la Sicilia, dal pizzo legalizzato della politica. Parleremo tra poco dello schifo, della fogna che si sta riscontrando anche qui nella sanità a Siracusa, da arresto, delinquenti, mafiosi, perché di questo si tratta, utilizzare come un bancomat la sanità. E abbiamo visto anche il tentativo delle 50 promozioni, il tentativo dei facilitatori, ma guarda caso tutto durante questa fase di campagna elettorale, come io ho beccato i concorsi a Messina al Papardo che sembravano cuciti, e infatti ancora si dovrà vedere come andrà a finire, per le mogli dei consiglieri comunali appartenenti sempre all'area a sostegno di Musumeci, che schifo. Questo, vedete, si chiama pizzo legalizzato perché si utilizzano le risorse umane e anche quelle che sono le figure, i rappresentanti della burocrazia nominati dalla politica, per ricattare e condizionare il territorio, l'imprenditore, colui che si permette di esprimere la simpatia nei miei confronti, oppure di dire a una funzionaria, anzi a una medica, a un chirurgo che è brava, che opera, che solo per aver manifestato l'interesse a candidarsi con me lo chiama il primario e gli dice: da domani non hai la sala operatoria, delinquenti, ladri e farabutti. Questo è purtroppo il mondo nel quale ci troviamo, con a capo la banda Bassotti politica e questa cupola di mafiosi che sono sempre gli stessi e che ancora vorrebbero continuare a condizionare la nostra terra. Siamo riusciti a non farci ovviamente condizionare, e non è stato facile arrivare a questo punto. Noi ci siamo trovati anche in qualche difficoltà perché i nostri candidati sono stati presi tutti di mira. L'azione di cecchinaggio che è stata effettuata contro i nostri candidati è incredibile, soprattutto sui sindaci. Se andate a leggere l'ultima porcheria di Nello Musumeci, porcheria, delibera di giunta dove ha assegnato risorse ai comuni senza avviso, senza una preselezione, l'ha fatta in base a quelle che sono le vicinanze politiche. Cioè, questo sta cercando comunque di condizionare la campagna elettorale, voto di scambio, chiamiamolo come volete, tanto a questi stronzi li aspetto da una vita che mi devono querelare e li aspetto anche per un confronto. E Musumeci non si è mai voluto confrontare con me perché gli abbiamo sempre sbattuto in faccia esattamente il personaggio ipocrita che è. Questa è la Sicilia che non vogliamo più. Vogliamo oggi una Sicilia che venga rappresentata intanto da persone competenti. E io, con tutto il rispetto, dopo aver amministrato tre comuni, dopo aver preso Messina, che era un colabrodo e oggi è una delle città, l'unico sistema che funziona per ora in Sicilia è Messina, sotto tutti i punti di vista. Ma 4 anni fa Messina era ultima in tutto. Sento, guardando i nomi, qualcuno ha candidato in questa posizione di lavoro.
Noi ora presenteremo, presenteremo quello che è intanto la lista di Luca Sindaco di Sicilia, che è articolata, e voglio spiegare qui anche un passaggio. Noi non abbiamo una prima, una seconda, una terza lista, questo lo voglio precisare, perché poi ogni tanto anche nella comunicazione è come se ci fosse una gradualità di importanza. Noi abbiamo tre liste principali. Oggi c'è la prima in termini semplicemente cronologici. Per quanto riguarda la lista De Luca Sindaco di Sicilia, abbiamo il dottore Luigi Fiumara, primario all'ospedale di Avola, il quale, non mi interessa. Il quale ovviamente perché si sta candidando secondo voi? Perché se vuole fra un anno se ne va in pensione e li manda a far culo, e quindi al primo condizionamento può reagire. Ma se lui fosse stato in un'altra condizione, non so come altro, guardate, sarebbe andata a finire, perché di queste cose le abbiamo vissute con molta onestà. Poi abbiamo la nostra Romina Miano, che è stata la prima ad abbracciare il progetto di De Luca Sindaco di Sicilia. Abbiamo Sole, Luna e Stella di Priolo, oggi è assente perché era in ferie, non avevo avuto modo di avvisare. Poi abbiamo Marco Bertone, che è un volontario anche di Protezione Civile, il nostro riferimento di Augusta. Poi abbiamo quello che è più folle di me, che fa tante battaglie e che oggi ce lo ritroviamo con noi, che è Mariano Ferro di Avola, che non ha bisogno di nessuna presentazione, ovviamente. Questa intanto è la lista De Luca Sindaco di Sicilia. Abbiamo già chiuso, abbiamo solo qualche dettaglio, la lista De Luca, la lista Sicilia Vera, che sarà presentata la prossima settimana, quando? Mercoledì 17 agosto alle ore 12 saremo qui per presentare i candidati e le candidate di Sicilia Vera. Settimana successiva chiudiamo con il nostro ciclo di presentazioni con i candidati e le candidate di Orgoglio Sicolo con Catena De Luca. Ha parlato di una campagna elettorale che parte dal territorio, coinvolgendo donne e uomini appunto che vivono giornalmente accanto alla gente. Sarà una campagna difficile? E volevo sapere anche se e come prende spunto dal Movimento 5 Stelle. Allora, intanto io con i 5 Stelle non ho nulla a che fare. Ho sempre fatto le campagne elettorali, ben prima che nascessero i 5 Stelle, tutti sanno dal 2003, quindi parliamo delle mie campagne elettorali anche per il sindaco di Fiume di Nisi, che sono sempre state caratterizzate da comizi e da colloqui e confronti con la gente. Quindi, e sono stato da questo punto di vista il precursore, non c'è alcuna ovviamente similitudine. E non solo, mi permetto di dire che a differenza dei 5 Stelle, noi abbiamo una squadra che parla di cose concrete e dà le soluzioni, e soprattutto ha dei punti di riferimento come sottoscritto che hanno una storia amministrativa. Io non sono il veggenello della politica, non l'ho mai detto di esserlo e non voglio esserlo, anzi chi oggi pensa che la politica, l'amministrazione possa essere affidata a gente che non ha mai amministrato neanche un condominio, ovviamente fa l'errore più grave della sua vita, come d'altronde si è verificato quando non si ha la statura politica e amministrativa per affrontare certi momenti. Quindi da questo punto di vista la campagna elettorale per noi è questa, lo è sempre stata, noi non stiamo strumentalizzando anche questo momento, non anche il mio modo di amministrare. Io pensate che da sindaco di Messina e da sindaco della città di metropolitana, quindi da ex anche presidente di provincia, ho girato per ben 3 volte in 4 anni tutti i 107 comuni della provincia di Messina. Ci sono comuni dove un presidente della provincia non sapeva neanche l'esistenza, quindi 3 volte li ho girati. Ogni anno nella mia città ho sempre fatto il giro di tutti i 48 villaggi e di tutti i quartieri, già solo per verificare l'andamento delle nostre attività, e in questo intercalavo sempre quella che è la mia metodologia di blitz e soprattutto di controlli negli uffici, proprio perché la pubblica amministrazione, sia come parte politica,
sia come parte burocratica a tutti gli effetti, deve essere a servizio della gente. E chi lavora nella pubblica amministrazione, dico sempre, ogni mattina deve, quando si alza, si deve fare il segno della croce e ringraziare Dio, perché a differenza di altri è in un contesto garantito, e fino a quando la gente continuerà a pagare le tasse, i tributi e quant'altro, e allora potranno avere lo stipendio il 27. Quando la gente arriverà a un punto tale che si incazzerà definitivamente e non pagherà più, allora tutti questi che si sentono garantiti all'interno della pubblica amministrazione ovviamente capiranno cosa significa essere precari, cosa significa non prendere più lo stipendio con la garanzia del 27, cosa significa il dramma di centinaia di migliaia di famiglie che sono stati anche creati precari per essere tenuti al guinzaglio. Chi la conosce, la segue, sa che lei è una persona molto ottimista, quindi da qua a 45 giorni come e dove si vede? Guardate che noi vinciamo col 41%, l'abbiamo detto mesi fa, anche perché noi abbiamo due palle di cristallo speciali che le consultiamo, quindi non è merito mio, e come abbiamo azzeccato al centesimo, per esempio, il pronostico di Messina, dove nessuno metteva in conto che avremmo vinto al primo turno. E questo oggi lo voglio sottolineare. Noi, per quelle che sono la competizione regionale, abbiamo fissato il nostro obiettivo, 41%, non perché siamo gli unici che fanno campagna elettorale, io penso anche la mia solidarietà per esempio a tutti i candidati delle altre liste, c'è gente che è uscita con i manifesti senza simbolo, c'è gente che si sta candidando sapendo che magari deve cambiare il simbolo e ancora non sanno chi è il loro presidente, tra le altre cose. Una cosa meravigliosa vedere i candidati e non sapere con chi sono candidati. Questo non solo vale nel centrodestra per quelle che sono le faide che noi stiamo ovviamente registrando e che vedranno anche oggi l'ennesima cabala, perché ora Miciche ha bruciato la Prestigiaco, ora ci sono ancora più piccoli nomi da bruciare, perché Miciche non vuole nessuno di Forza Italia, parliamoci chiaramente, lui vuole rimanere presidente del Parlamento siciliano, pronto? Quando mi ha offerto la presidenza della regione è stato chiaro questo, no? E io ovviamente ho respinto al mittente tutto, perché il suo vero obiettivo è quello, quindi brucerà ancora un po' di nomi, ancora per qualche giorno assisteremo a questo pastazzo, come lo definisco io. Nel centro-sinistra c'è il problema che la Chinnici è entrata in depressione e di conseguenza non è detto che regge. Se scoppia la lite definitiva tra PD e 5 Stelle, la Chinnici si ritirerà e il buon anche Claudio Fava se ne andrà per i fatti propri. Ecco, questo è il quadro nel quale ci muoviamo, l'unica certezza qual è? Cateno De Luca, e questo non solo in termini organizzativi ma in termini anche di programma e soprattutto di risultati. Noi non abbiamo fatto la scelta di andare da soli come pezzo. Noi abbiamo fatto la scelta di non farci contaminare da nessuno, né dagli stupratori della Sicilia di centrodestra, né di quelli di centrosinistra. D'altronde in questi 15 anni ci hanno governato in Sicilia tutto l'arco costituzionale, quindi io non so chi dovevo salvare in tutta questa fase, nessuno, ed effettivamente non c'è da salvare nessuno e non si salverà nessuno dal terremoto, ve lo assicuro. In bocca al lupo. Grazie, grazie. Allora. Possiamo fare prima la foto con i candidati? Sì. E poi mi sembra seguiamo. Grazie. Allora, intanto, buongiorno a tutti e scusateci per il ritardo, ma il maltempo a Messina purtroppo è stato abbastanza forte. Possiamo intanto iniziare, così anche per la stampa, chiamiamo un attimino i candidati, li presentiamo e così facciamo una foto per la stampa e poi andiamo alla nostra riflessione. E allora, buongiorno a tutti, come sapete insomma siamo qui per presentare i candidati della lista De Luca Sindaco di Sicilia, ritorneremo come anticipato il 17 alle ore 12, ci ritroveremo qui per presentare gli altri candidati della lista Sicilia Vera. E intanto vi presento i candidati della lista De Luca Sindaco di Sicilia, inizio con il dottore Luigi Fiumara, primario di chirurgia ad Avola dal 2003, consigliere della società Sicilia di chirurgia. Buongiorno a tutti, io spero. Grazie.
di non andare in pensione. Tra l'altro sono stato uno dei più giovani primari d'Italia, sono arrivato al primariato talmente presto, intorno ai 40 anni, che già ho circa 20 anni e passa di carriera come apicale nella struttura. Perché mi sono candidato con Cateno? Mi sono candidato con Cateno perché voglio che la Sicilia sia composta non più da sudditi, come lo siamo stati sino adesso, ma da persone che possono gestire la propria vita e decidere il loro futuro, soprattutto per i giovani, per le persone che vogliono investire in Sicilia, perché la Sicilia ha una attività e un territorio talmente bello. Io adesso sto ospitando da me un collega che viene da Roma e ha detto: avete la terra più bella del mondo. Ma se questa terra viene stuprata quotidianamente da desideri che non fanno parte della nostra storia, rimarremo sempre l'ultimo paese del mondo e l'ombelico del mondo. Io vi ringrazio della vostra attenzione e spero che in questa battaglia, che è fatta di sacrifici, che è fatta di incontrare persone anche lontano mille luci da quelle che potevano essere le mie esigenze, posso convincere tutti voi a dare il consenso a Cateno, perché rappresenta in questo momento l'unica opportunità che la Sicilia ha, forse l'ultima, per cambiare. Abbiamo provato, come ha detto lui, la destra, abbiamo provato la sinistra, il risultato è sempre questo, un gattopardismo, si cambia per non cambiare niente. Stavolta invece speriamo che cambiamo veramente, ma cambiamo con persone che hanno dimostrato nella loro vita quello che sanno fare. Come ha detto bene Cateno, i 5 Stelle hanno fallito non per l'idea di rivoluzione che partiva dal basso, ma hanno fallito perché le candidature erano fatte da un computer, senza sapere che cosa avesse fatto, qual è la storia di quel candidato aveva nelle spalle e cosa aveva combinato nella vita. I candidati che ha presentato Cateno sono persone che hanno dimostrato nella loro vita di saper lavorare, di avere nel posto dove hanno quotidianamente si mettevano in o gestivano persone, hanno dimostrato di saperlo fare. Io mi posso vantare di questo, ma a questo punto, avendo raggiunto l'apice della carriera professionale, anche molte soddisfazioni da un punto di vista imprenditoriale, mi voglio spendere per il territorio. E guardate bene, io ho tutto da perdere e niente da guadagnare, perché sicuramente, come voi ben sapete, il 26 di settembre, se io non penso perché non sarei qui, non avremmo vinto, la mia situazione cambierà di tanto, però non ho paura. I miei amici più intimi mi dicono: ma chi te l'ha fatto fare? Hai coraggio. Io spero che ognuno di voi abbia coraggio e si faccia vettore di questa nuova identità siciliana, perché non penso che i partiti che non hanno manco la dignità di mettere il loro vero simbolo, c'è la Lega che si è mimetizzata con un altro simbolo ed è una vergogna per prendere voti al sud. C'è Forza Italia che ha fatto quel famoso 62-0. Cos'è cambiato per la nostra Sicilia? I nostri fratelli, i nostri figli sono dovuti andare via lo stesso a cercare posti di lavoro, a meno che non erano figli di. Ma la nostra politica a livello almeno provinciale sta diventando una dynasty, cioè c'è il padre, il figlio, la sorella, il fratello, non siamo in una monarchia. Gli amanti qui non ci sono, no. Non lo sappiamo. No, chiedevo per un amico. Cioè, però il problema qual è? Ma siamo in una democrazia o siamo in una monarchia? Il siciliano è così babbo da ancora credere che la genetica trasferisce le qualità? Le qualità vanno dimostrate nel territorio, nel proprio essere ogni giorno una persona che cerca di aiutare gli altri. Io ho dei dipendenti, anche un'azienda agricola che gestisco, e i miei migliori sostenitori sono loro, perché vedono che io sono uno di loro. È un problema a me, è un problema a loro. Ecco questo che noi dobbiamo trasferire. Per questo
io penso che la via di Cateno in questo momento in Sicilia sia l'unica via per riformare. Dobbiamo finire di essere dei gattopardi, bisogna cambiare veramente, abbiamo l'opportunità, abbiamo i soldi dell'Europa, dobbiamo saperli gestire. Voi dovete sapere, e poi concludo, l'ultima, voi, lo sapete che voi siete dei cittadini di serie B, ma forse C. Voi avete diritto a circa 1.300 euro a testa per la sanità ogni anno e 3 posti letto per 100.000 abitanti. Milano, ogni milanese, ogni lombardo ha diritto a 3.700 euro a testa e 10 posti letto per 100.000 abitanti. Cioè, riflettete su queste cose. E qui il gap dove dobbiamo cercare di chiuderlo. Vi ringrazio a tutti. Grazie dottore Fumare, adesso vi presento Romina Miano, docente di letteratura all'Istituto di Istruzione Secondaria Archimede di Rosolini, da 30 anni nel mondo della scuola con un impegno costante con i suoi studenti per la valorizzazione del territorio. Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti, ma un grazie particolare io lo devo fare a Cateno De Luca, sindaco di Sicilia, per la stima che io ho nei suoi confronti e per la fiducia che mi ha riposto in me. Per il privilegio che ho avuto giorno 9 aprile, come diceva prima lui, ad essere non solo la prima candidata presentata alle ciminiere a Catania per Siracusa, ma per avermi dato a quel tempo già la possibilità di aver condividere la possibilità di poter condividere un progetto limpido, chiaro, cristallino, con un movimento dai principi e dalle finalità ben definite, con un presidente all'ARS che aveva un nome, un cognome e un volto già allora, a differenza di tanti candidati che a tutt'oggi, come direbbe Pirandello, rimangono personaggi in cerca d'autore. Perché scendo in campo a fianco di Cateno De Luca, sindaco di Sicilia? Innanzitutto per l'amore per questa terra, una terra ricca di storia, di dominazioni, di arte e di cultura. E per la convinzione che ho che la valorizzazione di questo scrigno di tesori rappresenta un pilastro importante per uno sviluppo diverso. Uno sviluppo per esempio per il turismo che non sia solo quello stagionale. Opportunità di lavoro e benessere e al contempo occasione di promuovere fin dai giovani l'amore per questa terra, il senso di appartenenza e l'attenzione e l'impegno sociale. I giovani non devono andare via da quest'isola, anzi devono impegnarsi in prima linea perché possono essere gli artefici di questo cambiamento e di questo rinnovamento economico e culturale. Proprio per chi crede in questo rinnovamento e anche per chi ancora riflette e non ha preso una posizione, che si desti da questo torpore e il 25 settembre voti con responsabilità, affinché per tutta la Sicilia e per tutti noi siciliani questa data diventi il nostro 25 di aprile. Grazie. Grazie Romina Miano, adesso mi presento Marco Bertone, volontario protezione civile, ex consigliere comunale per 2 legislature nel comune di Augusta, eccolo, ben trovato. Buongiorno a tutti, io sarò brevissimo. 2 anni e mezzo fa io conosco Cateno e che dire, io non sono per il cambiamento, sono per la continuità della buona politica che ha dimostrato Cateno dove ha amministrato. Ho 2 figli e chiedo a tutti i siciliani di riuscire a non fare scappare da questa splendida terra tutti i nostri figli. Per questo e mi emoziona, ho sposato il progetto per far sì di dare un'opportunità in Sicilia ai nostri figli. E
Sono un operatore di protezione civile da tantissimi anni, faccio il volontario dal quel benedetto 12 dicembre del 1990, 32 anni, con molto orgoglio a disposizione di tutta la gente, i cittadini, e metto a disposizione le mie ore, il mio tempo per la politica. Chiedo di sostenere ai siciliani di cambiare finalmente questa terra e il 25 settembre di dare un voto di libertà, un voto di profumo, di zagara, di gessomino che questo signore ci ha dato. E chiedo di votare Cateno De Luca a presidente della Sicilia, a, come lo chiamiamo, sindaco di Sicilia. Grazie. Grazie, grazie a Marco Bertone. Poi, come dicevamo, tra le candidate anche Sole Luna Stella, una donna di Priolo, professionista impegnata nel mondo della sanità, che oggi è assente per motivi personali. Noi abbiamo un calendario molto fitto, come sapete, che non ha messo in conto assolutamente la settimana di Ferragosto. Il nostro calendario deve andare avanti e lo abbiamo fatto comunque, perché ci troviamo in corsa, è un cammino complicato, non possiamo permetterci pause, quindi anzi vi ringraziamo per essere qui in questi giorni che precedono il Ferragosto. Ci stiamo rendendo conto anche in queste giornate che stiamo trascorrendo tra la gente in giro per le province, di quanta gente nonostante tutto abbia bisogno di ascoltare proposte concrete, perché ovunque siamo stati abbiamo trovato tante amiche e tanti amici pronti a sostenerci e manifestarci il loro sostegno, a dire sì, ci sono al vostro fianco nonostante le giornate particolari. Ecco perché il nostro impegno continua e proseguirà anche nei prossimi giorni, nonostante siano giorni di festività. Anche domani saremo a Palermo e poi a Trapani e poi proseguiremo in tutta la provincia. Molto probabilmente ci fermeremo solo il Ferragosto, si fa per dire, perché avremo comunque anche lì degli incontri a Giardini con degli operatori turistici che hanno delle difficoltà oggettive con i quali vogliamo confrontarci per poi proseguire e riprendere la settimana dopo con la presentazione dei candidati delle altre liste che sostengono questo progetto politico che mira a un cambiamento concreto. Mariano è dovuto rientrare, che ha problemi con la sorella. Ok, allora aspettavamo infatti Mariano Ferro, però per problemi personali non può essere qui. Non era qua, è rientrato. Ah, ecco, infatti, perché mi era sembrato di vederlo poco fa. Quindi anche lui ha sposato questo progetto, come ha detto prima il nostro leader Cateno De Luca, non ha bisogno certamente di presentazioni Mariano Ferro. Noi invece adesso passiamo la parola a Cateno De Luca, perché... Ok, allora hai ragione, per la stampa, tutti i candidati che insomma che sono qui, avvicinatevi così facciamo una foto per i colleghi e un'immagine d'insieme che può servire. Allora, eccoci, aggiungiamo solo qualche altra riflessione alla questa presentazione dei nostri candidati che riguarda il quadro nel quale ci stiamo muovendo, perché spesso ci viene formulata la domanda se noi cambieremo strategia in funzione di quelli che sono i candidati definitivi, soprattutto nel centrodestra, che dovrebbero essere così messi in pasto in questa campagna elettorale. È ovvio che noi non abbiamo nessun condizionamento dai candidati avversari alla presidenza della regione, perché la nostra posizione è sempre stata chiara, l'abbiamo ufficializzata ad ottobre del 2021, quando a Taormina abbiamo ufficializzato l'apertura della nostra campagna elettorale. Quello che abbiamo fatto in queste settimane, in questi mesi,
sono stati incontri e soprattutto abbiamo cercato di sensibilizzare il territorio su quella che è una riflessione definitiva per un progetto di reale cambiamento. L'abbiamo fatto costantemente e soprattutto oggi, anche in pieno agosto, e chiedo anche, ringrazio i colleghi della stampa perché sono presenti, siamo gli unici che stanno continuando a sollecitare la riflessione dei siciliani. Allora, la riflessione è questa, scusate un attimo, la riflessione è questa. Noi oggi stiamo proponendo ai siciliani un progetto che non si aveva avuto il coraggio e la forza di portare a questo livello. Coraggio e forza. Coraggio, noi abbiamo avuto negli anni scorsi tante proposte e quindi c'è tanta gente che ci ha tentato, ma quello non basta. Bisogna avere anche poi la forza, che collegata al coraggio diventa quella formula, quel mix che ti rende credibili per poter attuare un progetto. Termine credibilità. Allora, qui una riflessione è doverosa. Perché Catero di Luca è credibile e gli altri no? Perché oggi nel programma complessivo, al di là dei candidati, non c'è alcuna necessità, non bisogna attendere. Io infatti quando vedo ancora la tattica di alcuni candidati al Parlamento siciliano che in questo momento cercano ovviamente di fare 13 pure dal loro punto di vista, perché ci sono candidati, che ci sono persone, uomini e donne, che ogni occasione si candidano perché tentano di fare il 13 della loro vita, probabilmente perché quello che fanno nella loro vita non li soddisfa, perché in genere, e questo ne sono orgoglioso, io ho uomini e donne che non hanno detto sì perché sono insoddisfatti, frustrati, oppure devono migliorare la loro posizione economica. Parliamoci chiaramente qui, perché se poi andiamo a guardare le motivazioni dei soliti candidati di professione che ci ritroviamo, sono molto umane, molto, molto umane, non vorrei dire per poterlo fare. Sono i primi in Italia che hanno licenziato i dirigenti in un comune, parliamoci chiaramente. Ma non perché ce l'ho con i dirigenti, io ce l'ho con i ladri, con coloro che nei palazzi municipali pretendono di non fare nulla, di prendersi lo stipendio, di anche farsi raccomandare dalla politica a prendersi l'indennità di risultato e soprattutto che costruiscono le loro carriere sulle false performance. E su questo mi potrei confrontare con chiunque, tra l'indennità di posizione, l'indennità di risultato, calibrarle e quant'altro. Io ho tolto ai miei dirigenti di Messina 8 milioni di euro di indennità di risultato, ma hanno fatto 3 ricorsi, li hanno persi tutti e ho ridotto i dirigenti da 23, tanti erano in pianta organica, a 9. Parte di loro si sono autorottamati perché hanno aperto il cassetto, hanno preso i contributi che tenevano lì, li hanno riscattati. Ma li hanno riscattati perché? Perché avevano capito che la pacchia era finita, quindi mi hanno chiesto il tempo utile di riscattare e andarsene, e così è stato. Il riscatto non è che è stato semplice, è che è costato 100.000, 150.000 euro, anche perché è un costo, il costo dei dirigenti nei comuni, il costo medio è 150-160.000 euro l'anno, non è che sono noccioline. Quindi è ovvio che i riscatti poi seguono certe dinamiche. Anche li ho licenziati, uno era finito pure qui a Siracusa, se non ricordo male. Cari miei, questo è solo un piccolo esempio della dimensione e soprattutto anche da questo punto di vista dell'autorevolezza di chi vi parla, che quando deve agire agisce anche di autorità nell'ambito del rispetto delle leggi, ovviamente. Io in genere non adoro agire di autorità, ma se lo devo fare lo faccio. Mica sono come Musumeci, che si è accorto dopo 4 anni e mezzo che esiste la burocrazia, che esistono i dirigenti e che soprattutto al primo appuntamento col PNRR per quanto riguarda
i progetti per la riqualificazione degli impianti di irrigazione e quindi per la sistemazione anche delle nostre dighe e dei nostri bacini, per la realizzazione anche e il collegamento di questi bacini con i vari territori. In Lentini c'è uno scandalo incredibile proprio per parlare di questo territorio. Bene, perde i primi 400 milioni di euro perché poi ho trovato la scusa, non aveva le persone che facevano i progetti. E non solo, ma ha detto, ma lo sanno tutti che nella regione non si fanno concorsi da 30 anni. E scusa, tu in 5 anni che hai fatto? Che cosa hai fatto? Ipocrita, personaggio politicamente ipocrita e incapace, perché ti sei dimostrato incapace intanto di analizzare la tua macchina amministrativa, perché la prima cosa che fa un sindaco e un presidente della regione, ma io voglio fare il sindaco di Sicilia infatti, è quello di fare una ricognizione delle risorse umane. Chiunque deve fare qualunque cosa, la prima cosa che fa è pianificazione, ricognizione di ciò che hai per le mani. Da lì ti rendi conto se puoi fare una guerra, se puoi fare una battaglia o se devi fare tattica, perché non hai niente e quindi, come già accenni alla guerra, ti prendono pure a pernacchie, cioè non hai la credibilità neanche per annunciare una battaglia. Parliamoci chiaramente. Tutto questo è ovvio che è frutto di esperienza lavorativa, esperienza in più palazzi municipali. Ed ovviamente cosa è successo in questo caso a Messina? Tutti pensavano che si sarebbe bloccata la macchina amministrativa perché, sai, se riduci i dirigenti si ferma tutto, così dicevano. Sai, se accorpi i dipartimenti lo sapete cosa sono? Sono i fisciatori dei dirigenti, cioè sono le loro aree di competenza e là dentro guai senti, come i cani circoscrivono la loro area e guai chi entra. E ovviamente poi il cittadino si trova rimpallato tra le competenze di un dipartimento e l'altro. E quando poi ci sono i dirigenti che sono anche ammazzati tra di loro e si fanno le ripicche, che fanno? Mettono in mezzo parere in un modo per far prendere il fuoco con le mani dell'altro dirigente. L'altro dirigente ovviamente se ne accorge, prende e gli mette l'IVA. E l'imprenditore, il cittadino, rimpalla da un dipartimento a un altro. Più dipartimenti ci sono, più i centri di complicazione ovviamente aumentano. Quindi per definizione già, se sono dei centri di complicazione, qualunque amministratore al cospetto dei centri di complicazione che fa, li riduce. È così banale. Questo è l'ABC di chi vuole entrare in un palazzo municipale o della regione. E io l'ho ridotto, i dipartimenti erano 20 e l'ho ridotti a 8. Com'è possibile? Questi sono dati ufficiali. Che la città di Messina per ben 3 anni si è classificata prima in capacità di spesa, dati dell'agenzia di coesione sulla misura principale delle città metropolitane, il PON metro. Per la terza volta Messina prima in Italia, eravamo gli ultimi. Com'è possibile che con la città di Messina vogliono lavorare tutti? Chi le dà gli imprenditori che fanno appalti in giro? E vi diranno che col comune di Messina comunque mediamente a 23 giorni da emissione fattura si è pagati, perché ovviamente ho fatto un lavoro di riorganizzazione anche delle casse municipali. Messina aveva a malapena 550 milioni di euro di debiti quando sono arrivati, tanto il censimento del piano dei equilibri era di fatto fallita. In 3 anni l'ho ridotta a 140 milioni e ho anche accantonato 90 milioni per chiudere il debito. Prossimo anno chiudiamo senza l'aiuto dello Stato. Per essere chiari anche su questo, perché è ovvio che i 7.000 capitoli di bilancio me li sono guardati a menadito e ho visto anche dove erano ingaiati nel residuo un sacco di risorse che solo 4 scimuniti che amministravano si rendevano conto che erano lì e i dirigenti li tenevano pure nascosti. E poi deve stare anche attento a queste cose. E ho voluto solo fare dei cenni. Raccolta differenziata, signori, siamo l'unica città del Meridione, l'unica città metropolitana del Meridione che ha avuto la forza e la capacità di avviare la raccolta differenziata porta a porta nei 48 villaggi e tutti i quartieri di Messina. Siamo balzati dall'8% di raccolta differenziata di giugno 2018 al 60% in questo momento siamo. A Messina da 2 anni che non ci sono cassonetti in giro. Questo è un altro dato che volevo fornire, per non parlare dei finanziamenti ottenuti, per non parlare delle baracche che dopo
cent'anni, oltre cent'anni, io ho avuto la capacità di far fare una legge nazionale, e mai a livello nazionale si era parlato delle baracche di Messina, perché se andate a cercare anche negli annali della storia, delle attività del Parlamento nazionale, di baracche se ne è parlato una sola volta. 1960, un'interrogazione allora dell'onorevole Pancrazio del Partito Comunista, punto. Dopodiché se ne sono fregati tutti, e le 2200 famiglie che stanno sotto l'amianto a Messina, sotto l'amianto, là sono rimaste. E oggi abbiamo tanti parlamentari che si vorrebbero bagnare la bocca, ma scusatemi, ma se da 30 anni che siete lì e non ve ne siete mai occupati, oggi che meriti volete? È ovvio che la novità è semplice, voi eravate lì da 30 anni, non avete fatto mai niente. La novità qual era in questi 4 anni? Che c'era un sindaco, De Luca, che ha fatto saltare i tavoli e che quindi ha inchiodato tutti alle proprie responsabilità. Io mi prendo le mie, ma chi ha la responsabilità poi di certe patologie del mio territorio lo inchioda al muro. Perché? Andiamo ora a concludere il ragionamento. Chi sono io? Non sono figlio delle provette politiche. Io non sono nato in provetta. Io non faccio il sindaco di tre comuni diversi perché i partiti si mettono d'accordo che mi devono fare eleggere sindaco. Io ho lavorato sempre fuori da questi schieramenti, nonostante la mia cultura di democristiana, attenzione, perché io vengo da una palestra, che era quella dei giovani DC. A 14 anni ho iniziato il mio percorso politico, facevo l'attacchino della mia sezione DC, mi sono formato, ho iniziato a fare politica con consigliere comunale a 18 anni, consigliere più giovane d'Italia. Io è da 32 anni che sono negli enti locali, quindi la mia esperienza è quella e ne vado orgoglioso, e i risultati che ho portato sono sotto gli occhi di tutti. Questo perché l'ho voluto sottolineare, anche perché è ovvio che ho la competenza, la forza e l'autonomia dalle lobby, l'autonomia dai partiti che hanno ridotto questa terra in queste condizioni. Queste sono le caratteristiche oggi importanti. Possono candidare chi vogliono, ma il problema non è il candidato alla presidenza della regione, ma è i pupari che scelgono il candidato. I pupari sono sempre quelli, amici, che il buon Lombardo ha un programma bellissimo. Voi avete letto il programma di Raffaele Lombardo, il programma per la Sicilia? Vi dico solo i primi due punti. Sistemare suo cognato da direttore dell'ASP di Enna, dirigente generale del Dipartimento Sanità, sistemare suo nipote al Parlamento nazionale o regionale. Terzo punto, continua a pisciarci addosso come hanno sempre fatto finora i politici, punto. Ecco il grande programma, vedete, molto breve, avete potuto imparare tutti a menadito. Questo è il suo programma. Cuffaro ha un suo programma, sì. Il primo era quello di sistemare suo fratello e farlo diventare direttore generale, e ci è riuscito, perché per il buon Musumeci già si era conquistato il consenso di Cuffaro esattamente su questo primo punto del programma di Cuffaro. Infatti suo fratello è diventato 4 mesi fa direttore generale del Dipartimento Bilancio e Finanze, signori miei. Poi il secondo punto, dovremmo parlare di trasporto pubblico e di una serie di interessi che in questo momento, non perché ho paura, avremo tempo di parlare di queste cose e di quelli che sono i programmi di ognuno di loro. Io ho fatto un programma con 10 punti e li andiamo declinando nei nostri incontri. Il primo però lo voglio ricordare, che poi non è lo slogan, è la missione di questa campagna elettorale, che è il cambiamento, liberare la terra, la nostra terra, dal pizzo legalizzato che ci fa pagare questa gente, questa gentaglia. Sono l'unico oggi in condizione di poterlo fare. I siciliani oggi finalmente hanno la possibilità di fare una scelta valida, credibile, che può dare risultato, perché a me dalla giacca non mi tira nessuno, e quando ci hanno tentato è finita sempre male, ed è ovvio che non mi accompagno da personaggi, da pezzi della politica che mi potrebbero fare vincere con più facilità, ma al momento opportuno mi tireranno la giacca, perché lì ogni mattonella che tocchi qualcuno l'ha messa lì, guardate, o di destra o di sinistra o di centro, quindi è ovvio
che se tu vuoi cambiare realmente un palazzo, una comunità, una terra bellissima e meravigliosa come questa terra, che sarà bellissima quando tutti questi pupari se ne andranno, perché non diventerà bellissima con gli stessi pupari che l'hanno ridotta in queste condizioni. È una contraddizione in termini questa. Questa terra sarà bellissima quando la liberiamo, intanto, da tutti questi personaggi e finalmente facciamo emergere le cose più belle, quelle che sono pulsioni anche in questo momento soffocate, perché ognuno di noi ormai ha paura anche di poter esclamare un pensiero che non è in linea con chi comanda o con chi fa finta opposizione, attenzione. E quindi è ovvio, e concludo con un ringraziamento ai candidati, la scelta Cateno De Luca è la scelta più scomoda, perché noi siamo ovviamente considerati nemici da chi in questo momento è al potere, avversari da chi fa la finta opposizione. Mentre, vedete, tra di loro alla fin fine, con la logica dell'alternanza consociativa, oggi comando io, domani poi verrai tu, poi io ti sostituisco, però sono sempre gli stessi. Quindi c'è una sorta di bon ton oltre il quale nessuno deve andare, quindi è ovvio che io non rimuoverò i tuoi uomini, i tuoi parenti che hai messo lì quando arriverò io al potere, perché quando poi tu ritornerai al potere non toccherai i miei parenti, avete capito? E la struttura regionale diventa sempre più elefantiaca. Abbiamo più dirigenti, perché ogni ciclo ognuno gli aggiunge un pezzo. Così funziona. Ma hanno mai fatto una delibera di giunta e dire mi servono solo 200 dirigenti, non 2000, il resto a casa. Avanti. Forza, di chi è la competenza? L'organizzazione degli uffici e dei servizi, di chi è la competenza? E del sindaco? Sì. E del presidente della regione e della giunta? Sì. Ecco come si fanno poi le scelte chiare e nette. Ma uno non significa che ce l'ha, io non ce l'ho con nessuno. Se io sono chiamato ad amministrare, io in quel momento divento il manager di quella pubblica amministrazione. Una. Due, divento il super politico perché deve avere la sensibilità di capire quali sono le esigenze e le priorità e le urgenze e saperle mettere in fila ed affrontarle. Questo significa avere l'autorità, l'autorevolezza, la competenza, la credibilità per poter amministrare. E noi amministreremo la nostra Sicilia. Aggiungo e chiudo il progetto di Luca Sindaco d'Italia. Ci hanno costretto a organizzarci, ci siamo organizzati. Poco fa, qualche ora fa, abbiamo avuto la convalida di questo simbolo da parte del Viminale, quindi depositato regolarmente. Abbiamo avviato la raccolta firme in tutta Italia, saremo presenti in almeno 2/3 dell'Italia e qui siamo presenti già ovunque e siamo gli unici che hanno presentato già i candidati alla Camera e al Senato, perché i nostri candidati li abbiamo scelti sul territorio. Noi non abbiamo vergogna di mostrare alla gente i nostri candidati, perché non sono extraterrestri, non vengono da Roma, non vengono da Milano, non sono state scelte come scarto del concorso a Miss Italia, piuttosto che a un concorso canoro, piuttosto che alla frequentazione di certi salotti. I nostri candidati sono uomini e donne del territorio e quindi rappresentano questo progetto. Voi il 25 di settembre avete la possibilità, con un solo colpo di matita, non solo di liberare la nostra Sicilia da quella che è una cupola politica mafiosa che l'ha ridotta in questi termini, ma avete la possibilità anche di eleggere al Parlamento nazionale uomini e donne libere che vengono dal territorio, perché è logico che se noi oggi puntiamo a vincere questa guerra in Sicilia è perché abbiamo e riteniamo di avere, attenzione, certe percentuali di consenso, di condivisione, e se questa condivisione ci porta a presumere la vittoria, io ho già ipotizzato il 41%, ma si vince con almeno il 36-37%, e scusatemi, ma se questo è, e allora perché non dobbiamo fare quattro conti? Il conto è molto semplice, il 36% regionale
coincide al 3% nazionale alla Camera. 3% nazionale alla Camera, quindi significa che se noi siamo coerenti e votiamo quindi per De Luca sindaco di Sicilia, non capisco perché nello stesso secondo, come apriamo la scheda per il Parlamento nazionale, non dobbiamo votare per De Luca sindaco d'Italia. Questo non lo capisco, onestamente. Se non ci organizzavamo, avevate ragione, dovevate votare per i partiti che sono nemici della Sicilia, i partiti nazionali, quello che ovviamente hanno ammazzato la nostra autonomia, non ci hanno consentito, scegliendo gli uomini e donne da lì e imponendoli ovviamente. Quindi potete nello stesso tempo, arco temporale, dalla vostra fiducia su De Luca sindaco di Sicilia, esprimerla anche su De Luca sindaco d'Italia. Scriveremo una nuova pagina di storia, guardate, stiamo scrivendo una nuova pagina di storia e il timbro finale sarà messo il 25, lo metterete voi, ciascuno di voi, sia per la Sicilia e sia per l'Italia in relazione oggi all'inversione di un rapporto tra una visione statalista, centralista della politica che soffre del territorio. Questa volta sta succedendo all'opposto, è il territorio che si sta imponendo invece a centralismo nazionale. Noi eleggeremo con la vostra coerenza, eleggeremo i nostri deputati, i nostri senatori che risponderanno realmente al territorio. Tanti nostri colleghi e colleghe sono impegnati in questa doppia battaglia. Devo ringraziare doppiamente perché naturalmente hanno messo a disposizione del progetto e quindi hanno messo da parte la loro legittima aspirazione, perché una doppia campagna elettorale è ovvio che pesa di più, e di questo vi voglio ringraziare, perché se oggi noi abbiamo la credibilità per far ribaltare il sistema e questo tavolo è perché alla fine Cateno De Luca è riuscito a farsi capire, comprendere, ha avuto la condivisione e ha avuto il coraggio di uomini e donne che oggi mettono la faccia a fianco a me e ci permetteranno finalmente di cambiare questa terra. Grazie. Il tuo guerriero di Vimenti. Noi ci sentiamo.
Marco, Adolina, sentiamo, lui ha preso il numero di telefono. Grazie. Sto guerriero di Caricattino, lui, Va bene, andiamo. È una cosa.